riprendo la parola. Intanto saluto tutte e qualcuno, se c'è anche qualche educatore connesso. Come diceva la dottoressa Bacchia, mettere insieme musica, linguaggio, logico, matematica, arte può sembrare un esercizio un po' spericolato. Chiaramente, quando ricordo quando ne abbiamo discusso, all'inizio, insomma, quando progettavamo questi incontri, ci siamo dette reciprocamente che un'unione c'è e avevamo condiviso l'idea che l'unione venga dal fatto che in realtà tutte le intelligenze sono connesse all'utilizzo di un codice proprio. Anche l'intelligenza spaziale ha dei codici, per esempio le forme, no? Sono il codice dell'intelligenza spaziale. L'orientamento, come si dice, la rosa dei venti. È uno dei codici che ci permette di organizzare lo spazio, così come abbiamo detto, anche il corpo utilizza dei codici. Pensate semplicemente al codice della comunicazione non verbale, così come il codice di chi, ad esempio, esercita uno sport o la danza, quindi chi ha competenze in ognuna delle intelligenze riconosce che sono sorrette da dei codici che la padronanza all'interno di uno dei settori ci dà la possibilità di riconoscere, quindi di decodificare. E quindi di comprendere oppure di produrre, cioè codificare e esprimerci quindi attraverso prodotti o direbbe Gardner attraverso prestazioni che sono riconoscibili da altri che si muovono all'interno dello stesso settore. In particolare però musica, linguaggio, logico, matematica e arte utilizzano codici che si rimandano uno all'altro. Partirei proprio per cercare di evidenziare quali sono gli anelli di questa catena, in modo da comprendere poi meglio alla fine che cosa si intende per questa concatenazione di codici o di significati e perché si può dire questo. Allora partiamo dalla musica. La musica è suono, la musica è il riempimento del silenzio. Ed è il nostro è la nostra percezione primaria. Noi, prima di ogni altra cosa, come esseri umani, siamo messi a contatto con i suoni che ci arrivano anche quando siamo dentro il grembo materno, a differenza di quando siamo al mondo in cui la vista, soprattutto in tempi moderni, nella contemporaneità, è diventata il canale prevalente di interazione con il mondo. Tra gli uomini primitivi, tra gli esseri umani primitivi, l'udito, era molto, raffinato, così come l'olfatto. Noi un po' diciamo che, veniamo un po' deprivati, no? Di questo allenamento anche quando siamo piccoli, perché su tutto facciamo prevalere l'allenamento della vista. Mentre la vista, è vero che è il canale più a distanza, che riesce a farci vedere le cose anche se siamo molto lontani, mentre l'udito, per esempio, percepisce solo entro un raggio. Tuttavia, udito e olfatto,
sono anche i canali più radicali. Tanto è vero che pensate che le persone, noi riusciamo a stare in equilibrio se siamo bendati, possiamo stare in equilibrio anche su un piede solo, ma se veniamo privati del suono, entro pochi secondi cadiamo, perdiamo l'equilibrio, anche se siamo adulti, siamo allenati, e se siamo in una stanza totalmente insonorizzata, addirittura l'insonorizzazione ci provoca un vero e proprio svenimento, cioè in realtà noi stiamo in piedi, stiamo in equilibrio, perché viviamo immersi nel suono, non c'è da nessuna parte della terra un luogo che non sia artificiosamente creato, che sia completamente insonorizzato. Anche quando percepiamo, ci sembra di percepire il silenzio, ad esempio in queste notti, no? In cui ci sono poche macchine in giro, poche persone in giro, ci sembra di percepire un grande silenzio, ma comunque noi siamo accompagnati dai frusci, dal vento, dal rumore di fondo di fabbriche che comunque continuano a lavorare anche di notte, ed è proprio questo, sono proprio questi rumori che ci mantengono in contatto continuamente con il mondo e ci permettono di stare in piedi. Sembra strano, ma voi sapete anche probabilmente che il nostro senso dell'equilibrio è proprio connesso all'orecchio, no? Una parte dell'orecchio più profonda, quindi pensate quanto è radicale il supporto dell'udito e la possibilità che intorno a noi ci siano dei suoni e ci siano dei rumori o ci sia della musica. La musica è percepita, vi dicevo, la musica, scusate, i suoni, i rumori sono percepiti fin da quando noi siamo nel grembo materno, a differenza di tutte le altre percezioni che invece sono un po' fuori gioco, perché non possiamo vedere, non possiamo sentire con l'olfatto, non possiamo toccare con il tatto e non possiamo gustare con il gusto. Mentre sicuramente possiamo sentire con l'udito. Già dai primi mesi in cui il feto si forma nel grembo materno. E quindi l'educazione al suono e alla musica può iniziare molto, molto precocemente. Una musicoterapeuta che io adoro si chiama Giulia Trovesi Cremaschi. Si è molto occupata di bambini con sordità anche profonda, forse ve l'ho già detto perché io veramente sono un'ammiratrice di questa donna, che ormai è anche piuttosto anziana, la quale ha avuto questa intuizione di come la musica, il suono sia fondamentalmente vibrazione e quindi che si possano portare anche bambini sordi profondi dalla nascita a cantare. Pensate, cantare per un sordo che non sente, no, la retrazione della propria voce nel proprio corpo e quindi la modulazione di solito è piuttosto complessa, anche quando sono rieducati molto precocemente, i sordi profondi mantengono un po' quella voce stentorea, no, quelle infessioni che non si organizzano bene intorno alle espressioni così come ce le immaginiamo, con tutte le intonazioni nel linguaggio parlato. Eppure questa donna è riuscita a portare i bambini sordi profondi a cantare in un coro, invitandoli a sentire, a toccare con una mano il suo pianoforte a coda. E questi bambini, anche questo esempio penso di avervelo fatto, venivano proprio
adagiati sul pianoforte a coda e questa donna, cogliendo proprio i primi movimenti, ingaggiava dei veri e propri dialoghi. Il bambino scuoteva un piede e lei ripeteva lo stesso ritmo con le note del pianoforte. Il bambino scuoteva una mano e lei ripeteva quel ritmo e quello scuotimento in modo da entrare proprio in un vero e proprio dialogo, un dialogo fatto di sonorità, cosa che potremmo fare anche noi con i bambini molto piccoli, accogliendo tutti i movimenti che i bambini fanno, andando alla ricerca del ritmo che esprimono e connettendoci attraverso una ripetizione ritmica con il comportamento, con l'azione del bambino, che è fondamentalmente rassicurante e è una delle prime protoforme del dialogo. Nel dialogo che avverrà successivamente, sostituendo al battito diciamo, al movimento della mano del bambino e alla parallela ripetizione con lo stesso ritmo da parte dell'educatrice o dell'educatore di quel movimento con lo stesso ritmo che entra in un rapporto proprio dialogico, empatico, a specchio, si può formare una relazione molto profonda. E si può aiutare il bambino ad apprendere la forma, il formato tipico del dialogo, che è se tu parli, io ascolto, quindi sono in funzione, diciamo così, passiva, poi divento attivo io e tu subentri in forma passiva, quindi sei tu che ascolti. Su questo ci sono tante ricerche, appunto, che hanno messo in evidenza come tanti giochi dei bambini molto piccoli, giochi che sono distribuiti in maniera universale un po' in tutte le culture, diventano protoforme del dialogo, senza contare l'allattamento, no? In cui appunto mentre il bambino succhia, la mamma o il caretaker è fermo e quando il bambino è fermo perché magari cade un po' addormentato viene risollecitato. Ecco, questi primi dialoghi tonici possono essere fatti usando il ritmo, che è una delle parti della musica. Quindi agganciando i movimenti dei bambini, sintonizzando i bambini tra di loro, anche quando sono molto piccoli, sto parlando di sezioni con bambini che magari ancora non camminano, e diciamo orchestrare in qualche modo il loro movimento attraverso la direzione, il coordinamento dell'educatore che può cogliere, no, il loro movimento e riprodurlo attraverso il ritmo. Addirittura noi potremmo, se cogliamo dei ritmi un po' di agitazione, per esempio quando un bambino piange così, provare attraverso questa modalità a ricondurlo a uno stato di equilibrio e di benessere, molto più che con la rassicurazione a parole, molto più che facendo magari un teatrino davanti o utilizzando chissà quali escamotage, ma proprio entrando in sintonia, perché la sintonia per sua natura è rassicurante, cioè rimette il bambino nello stato di fiducia che è prima ancora di nascere. E questa donna ha scritto un libro ultimamente che si chiama, dunque aspettate che lo cerco, si chiama, oddio, l'ho scritto, dove lo trovo? Il grembo materno come prima orchestra. Pensate che meraviglia! Mi è piaciuta tantissimo questa idea che già nella fase neonatale ci possa essere un'orchestra a disposizione dei bambini e delle bambine prima ancora di nascere che offra loro le opportunità di allenare l'udito e di cogliere dei suoni che siano quelli che permettono di stare bene. Per i bambini e le bambine ancora prima di nascere,
quest'orchestra che sentono passa attraverso gli umori, ovviamente della madre, passa attraverso il battito cardiaco, materno, quindi offrendo questo ritmo binario che è sempre molto rassicurante per i bambini, che è quello tipico, per capirci, delle filastrocche, quello tipico delle canzoni popolari di più antica data, che sono tutte basate sul ritmo binario, non hanno una grande complessità melodica, proprio perché vengono dalla parte più primitiva, diciamo, dell'umanità, e proprio per questo hanno un valore radicale, profondo, anche di rassicurazione per i bambini e le bambine. Quindi noi possiamo pensare al codice proprio musicale, come un primo, apprendimento di regole, che poi sono quelle sulle quali peniamo tanto a irreggimentare i bambini e le bambine, proprio giocando, no, con i formati del suono e del silenzio, dell'attività e della passività. Questa è una regola che permette il dialogo, ma che permette anche ai bambini di introiettare l'idea che la regola è quella che permette di stare insieme, è quella che permette lo scambio, che ha un senso, perché poi noi cerchiamo di far apprendere i bambini le regole, in modo spesso, fuori dal contesto, perché sono utili a noi come adulti, ma se noi passiamo attraverso un training alla comprensione della regola, perché ci sono motivi per osservare una regola. E che, per esempio, se giochiamo a fare rumore e poi a sperimentare il silenzio, il bambino che va oltre il momento in cui il cenno dell'educatrice o dell'educatore dice che può essere fatto silenzio, non, questa trasgressione, diciamo così, oppure l'inaccortezza del bambino o della bambina sulla regola che ci eravamo dati, non permette l'andare avanti del gioco, no? Quindi è necessario che ci sia l'ascolto e l'adesione alla regola per poter giocare insieme e divertirsi, perché poi se qualcuno va oltre, ci sono bambini che sono in attesa dell'uno o dell'altro che deve fermarsi per sperimentare il silenzio. Quindi qui diciamo che chi rompe la regola che è stata data con un codice che può essere molto semplice, no? Se alzo la mano tutti facciamo rumore con quello che ci capita, se abbasso la mano facciamo tutti silenzio. Quindi c'è un codice, lo devo rispettare. Il codice mi dà le regole per stare a quel gioco e il fatto di non rispettarlo diventa autoevidente, nel senso non c'è bisogno che sia l'educatore o l'educatrice a dire: ah, guarda, smettila, lo vedi che non stai rispettando la regola e stai suonando quando gli altri sono tutti in silenzio. Ma viene autoevidente che quello che non rispetta la regola mette tutti in attesa, no, dell'adeguamento del proprio comportamento. Quindi la musica costituisce proprio il nostro primo codice, molto primitivo, molto semplice, e costituisce, tra l'altro, utilizzare la musica proprio come formato molto semplice di suono, silenzio, di rumore, silenzio, è il primo allenamento all'ascolto. E l'ascolto può aiutare anche i bambini e le bambine molto piccoli a riconoscere nell'ambiente che cosa sta avvenendo. Quindi può essere, come dire, un gioco scoprire anche nel silenzio quali rumori
percepiamo intorno a noi e che cosa ci indicano quei rumori, scatenando la curiosità e scatenando un po' la ricerca da parte dei bambini e delle bambine. Quindi fare musica non significa necessariamente poi usare gli strumenti o in qualche modo essere esperti musicali, significa proprio lavorare sulla sonorità e sull'insonorizzazione, sul rumore e sul silenzio, sul suono e sul silenzio. Che cosa con bambini molto piccoli possiamo immaginare un percorso che va dal suonare il proprio corpo. Il nostro corpo è molto sonoro perché andiamo dal muovere, battere un piede, come può fare un bambino anche di pochi mesi, su un tavolo, o per terra, ma battere le mani tra di loro, battere con le mani sul proprio corpo. Fare i suoni con la bocca, provare a vedere che cosa succede, poi lo vedremo anche meglio questo esercizio che ha a che fare anche con traguardi e obiettivi successivi. Quindi il corpo è sonoro e le prime esplorazioni sonore si possono fare proprio utilizzando tutto il corpo. Via via, man mano che i bambini crescono e sono anche più capaci di scoprire parti nuove del corpo. Si possono battere i piedi, battere le mani, battere la pancia, battere le mani sulle proprie cosce, e ognuna di queste azioni produce un suono e aiuta a allenare l'ascolto. Poi si possono suonare le cose, tante cose suonano. Chiaramente si possono suonare, per esempio, dei barattoli se li rivestiamo, se li riempiamo di legumi secchi, o suonare le cose può voler dire utilizzare le forchettine per battere sul bicchiere o sul tavolo. Si possono suonare le cose perché ci sono, ad esempio, anche delle conchiglie che possono essere suonate. Possiamo suonare con la carta, perché se la mettiamo in bocca vibra. Quindi ci sono tantissimi modi di creare suoni con materiali molto semplici, che per i bambini sono esplorazioni molto divertenti, molto giocose. E intanto alleniamo anche qui l'udito e l'ascolto. E cerchiamo di capire, per esempio, nascondendo l'origine del rumore o del suono che un bambino può fare coprendosi e invitando gli altri a scoprire che cosa sta suonando, tra virgolette. Quindi cercando anche qui di allenare l'ascolto, che è una delle caratteristiche principali su cui poi dopo, quando dobbiamo farlo da più da grandi, è più difficile intervenire perché, come vi dicevo, siccome abbiamo una società molto basata sulla vista, la vista l'alleniamo abbastanza, l'udito un po' meno e dopo pretendiamo che i bambini ascoltino. Ma se poi i bambini vanno a scuola, no? Da più grandi, a scuola primaria, devono comprendere i suoni per poter scrivere. Se non hanno allenato l'ascolto sonoro, fanno molta fatica a riconoscere alcuni suoni che compongono le parole. Pensate alle doppie, pensate a quei suoni che si dicono i suoni più antipatici, come la Q di quadro, la C con l'H, no? Le doppie, che poi costituiscono un problema se l'udito non è allenato, i bambini fanno molta più fatica quando hanno 6 o 7 anni a cominciare in quel momento ad ascoltare i suoni in maniera dedicata, anche perché sono già impegnati sull'apprendimento in forma cognitiva, ma
mentre noi lo possiamo fare allenandoli in maniera giocosa e priva, diciamo, di una prestazione concreta, quando il loro udito è ancora molto libero, non è condizionato e quindi possiamo fare proprio questo training all'ascolto. Poi si può arrivare ovviamente a suonare con le cose, quindi si possono suonare le cose, si può suonare con le cose, orchestrando proprio, mettendo insieme delle piccole orchestre sonore che i bambini possono organizzare. E pensate a quanta, non solo l'udito, ma anche a quanta necessità di collaborazione c'è in un'orchestra sonora fatta con bambini di 2 o 3 anni che devono comunque organizzare il modo in cui suonano le cose, badando anche a quello che fanno gli altri. Questi sono giochi semplici, sono giochi non particolarmente complessi, non necessitano di una grande attrezzatura, anzi, e però vanno ad allenare tutta una serie di, diciamo così, di prerequisiti che sono quelli che poi servono successivamente. Quindi non stiamo ripetendo quello che poi faranno più avanti. Stiamo creando le basi in maniera adatta all'età di questi bambini e di queste bambine, anche poi per invece gli apprendimenti veri e propri dal punto di vista istituzionale che avverranno successivamente. A questo punto chiederei a Federica di mandare un piccolo video in cui vediamo Giulia Trovesi Cremaschi. Il video si intitola L'incanto della parola, e dove Giulia ci aiuta a comprendere come fin da piccoli noi possiamo giocare con i suoni in modo da predisporre i bambini e le bambine agli apprendimenti anche scolastici, ma facendolo non, diciamo, anticipando quello che poi deve fare successivamente la scuola primaria, ma ponendo le basi perché quando arrivino alla scuola primaria non abbiano eccessive difficoltà. E si chiama L'incanto della parola e vedrete che userà il suono proprio per arrivare alla parola. Buongiorno, mi chiamo Giulia Cremaschi Trovesi. Con la mia collega Mira Verdina abbiamo fatto questo libro. La prefazione a questo libro è del professor Carlo Sini. Il tema è quello del linguaggio, il passaggio dal linguaggio verbale ai segni scritti. È un tema affascinante, importante, meraviglioso. Quali immagini possiamo usare per condurre i bambini a imparare a leggere e scrivere nella maniera più naturale possibile? Teniamo presente che la memoria dei suoni ha inizio ancora prima di nascere. Il ritmo è il protagonista, è quello che ci struttura. Noi possiamo camminare perché abbiamo un ritmo interno che è stato appreso attraverso il movimento della mamma. A fianco dell'incanto della parola c'è il libro dal suono al segno. Proprio questo passaggio, l'incanto, l'incantesimo, senza canto non c'è incantesimo, la magia di trasformare quello che produciamo attraverso i movimenti della bocca in segni scritti. Dal suono al segno è stato trasferito su un CD. È tutto spiegato con molte, molte, molte illustrazioni. Le nostre parole sono composte da due aspetti del suono, il suono vero e proprio, le vocali, le consonanti da sole non suonano, hanno bisogno di compagnia. La compagnia è quella delle vocali. La vocale A, per i bambini la A di am, da cui viene am, mamma. Bocca aperta. Il bambino avverte nei movimenti della nostra bocca i movimenti suoi.
Impadronirsi dei movimenti della bocca, utilizzare la lettura labiale, vuol dire diventare consapevoli della relazione che c'è tra un suono e un segno. E la bocca ha cambiato posizione, la mimica del viso cambia. Non si capisce bene se si ride o se si piange, è proprio la I che è fatta così. La O che lascia la voce libera di vocalizzare, la U che conduce verso i suoni gravi. Per le consonanti il gioco è un altro, movimento della bocca. Oppure, come nel caso della B, la bocca è chiusa. Bocca, bere, bibita, bicchiere, boccale, labbra. Brrr. Questo è un tipico gioco infantile dei bambini molto piccoli, che torna quando sono più grandi per far capire che cos'è. Brrr. Può tornare e si genera una memoria che ha sede dentro di noi. Perché tutti siamo corpo, corpo vibrante. La consonante B è spesso confusa con la consonante P. Piedi, pom, 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 dei passi. Io sono passato di qui. Quello che è passato mi rimane dietro alle spalle. La lettera P, la lettera B sono fortemente differenziate perché si formano in parti completamente diverse del nostro corpo vibrante. D e T, le consonanti dentali. La lingua picchia contro i denti, in modo morbido con la D, in modo determinato con la T. L'analisi psicomotoria di quello che avviene dentro la bocca, questa motricità fine che avviene dentro di noi, è indispensabile per una riscrittura corretta. I bambini, anche piccoli che non sanno ancora leggere, guardano le immagini, legano il movimento della bocca con i segni. È un gioco. È soltanto un gioco di osservazione che il bambino fa. A questo corrisponde questo, a questo corrisponde quest'altro. Lo fa da solo. Giro, giro tondo. Il gioco infantile che si fa con i bambini che ancora non camminano, si reggono. E imparano a reggersi meglio. Tutti ridiamo, cadiamo per terra. Questa forma della lettera G è la forma del giro tondo, di questo gira gira che è caratteristico della nostra terra, chiamata anche Gea. La lingua si porta verso l'alto, dietro i denti in alto, per precipitare nella gola, lingua. Fa questo gioco dentro di noi. Ecco, il tamburo ci porta all'origine onomatopeica di tante parole. Onomatopeia vuol dire dare un nome. Onomatopeia negli animali è frequentissima, mu di mucca. Cip cip dell'uccellino, cinguettare, ma non è soltanto limitata a questo. L'onomatopea è forte nella presenza delle parole, perché le parole sono una imitazione del mondo della natura. Un'imitazione creata, elaborata tantissimo, che porta al pensiero. Zitti, c'è il sibilo della Z. Sibilo della S, le due consonanti più acute. Pensiamo alle sirene che nei frastuoni si sentono. Il silenzio è così acuto da coprire qualunque altro rumore. Ecco, in questo video di Giulia Trovesi Cremaschi troviamo
l'anello di congiunzione tra il codice musicale e il codice del linguaggio, perché le parole sono fatte di suoni. Noi possiamo giocare a montare, smontare con i bambini molto piccoli, a lavorare, o meglio, a giocare sulla mimica facciale che producono, no? Alcuni suoni mentre li produciamo, mentre per esempio anche nella fase della lallazione, dell'ecolalia, noi ci poniamo, quindi parliamo di bambini ancora molto piccoli, ci poniamo di fronte a loro e ci mettiamo a fare queste forme di gioco, di scambio, in cui siamo noi che imitiamo i suoni del bambino, ma il bambino poi vede come noi organizziamo, no, la nostra mimica facciale, perché poi appunto i suoni corrispondono a una mimica e possono a loro volta adeguare il suono. Questa è tutta un'esplorazione che può essere fatta in maniera molto giocosa, che poi accompagnerà il bambino successivamente anche alle forme della lingua scritta, come diceva la Trovesi Cremaschi. Bambini e bambine molto precocemente comprendono, tra virgolette, che alcune cose, alcuni segni che sono scritti sulle scatole, sulle testate dei libri, sono, tra virgolette, parole, e provano a volte anche a fare delle associazioni. Quindi giocando si può avviare il bambino a questa forma di comprensione senza mai spingerlo ovviamente oltre quello che è necessario. Quindi giocare sull'incanto della parola come elemento sonoro e come esplorazione proprio che va dal suono alla parola e dalla parola al suono. Si può giocare, lo dicevo anche ieri, per esempio, a imitare insieme o a piccoli gruppi dei suoni, quindi diventiamo noi strumenti e sulla base di quello che ci viene invitato a fare, per esempio dall'educatore e dall'educatrice, se siamo bambini e bambine, e voi li mettete intorno a un tavolo, stesi per terra, a sentire dove sentono la vibrazione mentre emettono un suono, e a dargli anche una retrazione, per esempio utilizzando della carta velina che mettete davanti a pezzettini, e che se il bambino viene invitato a dire la parola o a emettere il suono che è silenzio, magari volano. Che se facciamo il tam 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 del tamburo e davanti ho una candela accesa, vedremo che la fiamma si muove. Quindi possiamo utilizzare delle piume, qualche cosa di molto leggero, e vedere che se noi diciamo ad esempio una parola come bambola, che è esplosiva, no? Le piume si muovono. E quando invece usiamo delle parole più piane, più piatte, per esempio mamma, non succede niente, non si riesce perché non c'è l'esplosione, come nella P, nella B, nella T, no? Nella D e così via. Quindi siamo passati dalla musica al linguaggio e stiamo analizzando. L'unità di misura del linguaggio è la parola, l'unità di misura della musica è il suono. E passiamo all'aspetto invece c'è la mia gatta che fa sentire anche lei i suoi suoni, ovviamente. Passiamo all'aspetto, abbiamo concatenato musica, linguaggio. E andiamo alla logico-matematica. Dove sta l'anello di congiunzione? Sta nelle ripetizioni. Noi possiamo ripetere 2 volte lo stesso suono, 3 volte lo stesso suono, 4 volte lo stesso suono. Vedete come abituiamo al numero. E il numero è di fatto
Il concetto di numero altro non è che la ripetizione della stessa cosa, dello stesso oggetto, tante volte quanto sono indicate dal numero. Ma poi c'è anche il senso della durata, anche la durata è un concetto logico-matematico. Quindi ci sono consonanti, ad esempio, ci sono suoni che emette il corpo che non possono avere una durata. Se io dico P, finisce lì. Se io invece dico questo può essere durato a lungo, quindi posso dire suoni corti, suoni lunghi. Lungo e corto sono misure tipiche della logico-matematica. Posso ricorrere al ritmo, il ritmo è uno degli elementi della musica, e il ritmo altro non è in altri, se trasportato nel mondo della logico-matematica, proprio il ritmo dei numeri. I numeri sono una sequenza ritmica fondamentalmente, in cui possiamo trovare addirittura anche dei criteri con cui il ritmo viene prodotto e letto. Quindi possiamo pensare per la logico-matematica anche alla quantità. Quindi ci sono parole lunghe, ci sono i nomi dei bambini lunghi e ci sono i nomi dei bambini brevi, no? Sara ha una quantità limitata e possiamo muoverci tutto al ritmo dicendo Sara, e ci sono bambini che hanno una sequenza molto più lunga nel proprio nome, e quindi possiamo fare individuare attraverso il ritmo quanta quantità di linguaggio, quanta quantità di suono, quanta quantità di lettere ci sono dentro. Adesso ho detto i nomi dei bambini, ma possono essere i nomi delle cose, degli alberi, dei dinosauri o di quant'altro possa essere interessante per bambini e bambine. Quindi vedete come c'è tutto un legame su questi codici che può essere condotto con una certa facilità andando da un polo all'altro, rimandando, diciamo, i codici, i diversi codici, che tutti richiedono un'osservanza della regola. Questo è molto importante perché il ritmo richiede una regola, la durata richiede una regola, la quantità richiede una regola, il modo in cui possiamo mettere insieme i suoni delle parole richiedono delle regole. Il modo in cui suoniamo insieme richiede di rispettare le regole, e quindi qui siamo di fronte a un allenamento sociale molto più vasto e trasversale, che è appunto l'osservanza della regola, che non, questo a fasi, quando i bambini sono così piccoli, non può essere uno strumento, deve necessariamente essere un obiettivo. Lo dico perché io ho visitato asili nido dove ho visto dei decaloghi appesi alle pareti, e faccio fatica a pensare che i bambini non solo si possano adeguare alla regola, che magari anche se l'abbiamo discussa insieme potete immaginare quanto può essere stata interiorizzata, ma soprattutto che se ne ricordino, perché un bambino che gioca non ce la fa proprio a ricordarsi una regola che ci siamo dati forse 5 ore fa, non dico 5 giorni fa o 5 mesi fa. Quindi l'osservanza della regola è data proprio dall'allenamento a comprendere che quelle regole non scritte, non dette, non dettate dall'adulto, sono invece quelle che ci permettono di stare insieme, di collaborare, di giocare in maniera collaborativa. Se non c'è questa osservanza della regola, l'orchestra non funziona, il gioco del suono e del silenzio non funziona, e non sono io che richiamo il bambino all'osservanza della regola in quanto adulto. Ma aspetto che siano gli altri bambini che si accorgano, per esempio, quando facciamo un gioco del rumore, silenzio, suono, silenzio, a rilevare
In autonomia, se il bambino si accorge che è andato oltre, l'indicazione era già quella di stare in silenzio e lui sta ancora suonando, oppure siano gli altri bambini. In questo modo, la rilevazione dell'errore viene fatta in autonomia, ha tutto un altro significato e forse anche l'adeguamento non passa attraverso la relazione con l'adulto, che spesso può divenire anche un po' conflittuale. I bambini, quando capiscono che una cosa ci dà fastidio, poi tendono un po', a farle, a metterci in difficoltà. Allora, musica, linguaggio e logico-matematica hanno in comune questo di avere codici diversi, ma osservanza di regole. Quindi, sono distanti, ma abbiamo visto sono vicini e concatenati. Il suono della musica permette il linguaggio. Nel linguaggio c'è moltissima logico-matematica, così come nella musica c'è moltissima logico-matematica. Anzi, chi sa suonare, chi è competente nella musica, sa che fondamentalmente la musica è fatta di matematica, perché ci sono le frazioni, ci sono le durate, appunto, c'è il senso del tempo che si misura attraverso un'operazione logica e matematica. Quindi ecco la concatenazione. Prendo ancora qualche minuto per fare l'ultimo passaggio, poi mi piacerebbe lasciarvi la parola per sentire un po' i vostri commenti, che comunque potete sempre mandare anche attraverso la chat, anche mentre io sto parlando, quello dell'arte. Allora, l'arte che cosa ha in comune? L'arte ha in comune che è una violazione delle regole, ma in un modo che mantenga un significato. Cioè, l'arte non è confusione, l'arte non è deroga così incondizionata. L'arte è deroga intenzionale, violazione della regola, in un modo che permette ancora di creare un senso condiviso. Pensate a quanto hanno fatto i pittori moderni, diciamo quelli del secolo scorso. Come la violazione da parte di un Picasso, di un Dalì o di un Monet, la violazione della regola che voleva l'arte classica, no? Che rappresentasse la realtà il più verosimilmente possibile, ha creato invece profondità, ha creato un'arte che riesce a parlare alla nostra parte più profonda. E come si abituano i bambini così piccoli all'arte? Beh, innanzitutto direi che allenamento all'arte significa allenamento al bello. E qui voglio ricordare uno psicanalista del secolo scorso, Bruno Bettelheim, che parlava di come bambini con gravi disagi psichici spesso siano istituzionalizzati come le istituzioni, anche per i malati mentali, no? Siano da considerare istituzioni totali, cioè deprivate da tutte le caratteristiche più a noi più familiari, e che esponeva nell'istituto che aveva creato opere d'arte di tutte, diciamo, le migliori opere d'arte, perché diceva: l'arte è cura, la bellezza di per sé cura le ferite, crea benessere. Quindi i nostri asili nido dovrebbero essere luoghi di bellezza artistica. Di gusto estetico. Qualche volta, l'ho detto anche un'altra volta, sono setting un po' troppo sovraffollati di stimoli, no? E mentre l'arte richiede anche pulizia, richiede un setting piuttosto
pulito e bello. Allora, che cosa possiamo fare per allenare questo gusto estetico, che non è un puro atto formale, ma è proprio l'attenzione, la cura alla bellezza, a quello che genera benessere, a quello che è piacevole, perché l'arte per sua natura ha questa piacevolezza, tutte le forme di arte, anche se volete la musica, eccetera. Allora, piuttosto che far sentire della brutta musica cracchiante ai bambini, abituiamo a sentire della bella musica, per esempio, classica, dove ci sono tante evoluzioni, che gli strumenti fanno e che i bambini possono percepire e possono gustare veramente, quindi allenando un udito al bello, che dopo saprà riconoscere, la musica spazzatura così com'è per il cibo, no? Il cibo buono dal cibo spazzatura. Come posso fare per allenare il bello? Per esempio, ogni tanto potrei dire, oggi ognuno di noi può apparecchiare il suo posto, se i bambini mangiano all'asilo, in modo bello. E vediamo che cosa tirano fuori i bambini, che cosa può significare per loro, apparecchiare in modo bello, può significare in modo simmetrico, in modo colorato, in modo anche scomposto, ma in una scomposizione che abbia però un qualche senso, arricchire diciamo, la tavola con un fiore che viene raccolto, con un sasso che è stato preso, o con una conchiglia che abbiamo tra le cose con cui facciamo i laboratori, le attività con i bambini. Quindi apparecchiamo la tavola e oggi ci concediamo un pranzo bello. Ci mettiamo una tovaglietta davanti e proviamo ad apparecchiare in una maniera che crei bellezza. E posso farlo per me, posso farlo come dono a un altro bambino. Io apparecchio per te, metto le cose che penso per te possano essere belle. Ogni tanto ci concediamo questo piccolo lusso, questo piccolo dono di bellezza estetica. Poi possiamo anche, per esempio, mangiare in senso estetico. Allora, provare a accostare gli alimenti che abbiamo nel piatto, tenendo conto dei loro colori, della forma. Provando a mettere insieme le cose nel piatto perché diventino dei quadri, per esempio. Qualche volta, se avete una mensa scolastica a disposizione, questo può essere un modo proprio di allenare anche il gusto in maniera artistica. Sentire l'estetica, del cibo, e non, semplicemente un cibo che serve per tenerci in piedi e per sopravvivere. Possiamo allenare, il senso artistico, presentando le nostre simmetrie e, per esempio, immaginare una metà, visto che la simmetria è fondamentalmente la prima simmetria, è quella della organizzazione corporea, no? Che diciamo, ha una. Per alcune parti è veramente simmetrica, cioè abbiamo una mano a destra, una mano a sinistra, abbiamo un piede a destra, un piede a sinistra, un occhio a destra, un occhio a sinistra. Possiamo giocare sulla simmetria, così come facciamo con dei fogli piegati, no? E che la stessa cosa avviene sul proprio corpo. La simmetria è equilibrio, anche questo è regola. Poi possiamo giocare sul scomporre queste simmetrie lasciando una parte del corpo, ad esempio disegnata per terra, che rappresenti metà del corpo esattamente come è, quindi il contorno, e l'altra metà che viene disegnata in maniera artistica.
Quindi vedere cosa i bambini utilizzano, dando anche a disposizione dei materiali, per terminare questa composizione. Intanto stiamo lavorando anche sulla psicomotricità e su un altro elemento molto importante che è lo schema corporeo. Possiamo fare le passeggiate a colore. Andiamo nel giardino e oggi passeggiamo con l'estetica del giallo. E andiamo alla ricerca di tutto ciò che di giallo c'è nel nostro giardino o se potete uscire fuori dal percorso, diciamo anche fuori dal giardino dell'asilo, il percorso del giallo nel nostro quartiere. Allora ci saranno, non so, le finestre gialle, il muro giallo, un piccolo fiore che spunta nel marciapiede, il giallo del semaforo. Una caccia a questi colori che è un allenamento anche della vista nella cromaticità che spesso accompagna le arti visive. Oppure possiamo fare le raccolte di forme, quindi andiamo alla ricerca di tutto ciò che può essere triangolare nel giardino e lo mettiamo in un cestino. Allora c'è magari una foglia che è triangolare, un pezzo di corteccia, un sasso. Ma anche forse un piccolo insetto morto, o chissà che altri bambini trovano. Ecco, questi sono tutti allenamenti a rintracciare le unità di base, poi che sono delle arti visive, e delle arti, diciamo, in senso più generale, la pittura, la scultura. Possiamo provare a fare delle piccole installazioni poi con quello che abbiamo trovato e cercare di trovare gli equilibri componendo delle piccole torri o come si dice, degli oggetti mobili, no? In cui devo cercare di organizzare le simmetrie, i pesi. Di nuovo qui torna la logico-matematica, capire quanto deve essere lungo un bastoncino, se una cosa pesa più dell'altra, e quindi si ritorna dall'arte poi agli altri codici che abbiamo detto prima. Quando facciamo le passeggiate a colori, lavoriamo sul linguaggio, sulle sfumature del linguaggio, sugli aggettivi che si possono dare alle cose, così come se facciamo una raccolta di forme. L'arte quindi anch'essa ha una sua canonicità, sebbene spesso sia una violazione proprio di codici. Quindi possiamo fare dei percorsi che si intersecano a partire dalla musica per arrivare alla parola, passando per la logico-matematica e arrivando all'arte per ripartire nuovamente, no? Come in un percorso a spirale. Utilizzando questi codici diversi che, come ripeto, richiedono l'osservanza delle regole o una violazione della regola che però mantenga un significato per tutti e quindi resti in qualche modo comunicativo, resti ancora dentro le regole sociali. Questo è molto importante perché a volte è necessario trasgredire la regola. Pensate, adesso abbiamo avuto da poco tempo, il 25 aprile, chi ha mandato via il fascismo ha trasgredito le regole, ma quel trasgredire le regole ha avuto un senso, quindi abituare i bambini a osservare le regole e a trasgredirle quando capiamo che le regole diventano gabbie, non per la libertà personale, che quella è una parte, ma per la libertà intesa come un limite che viene fatto a tutta la comunità e in questo caso alla comunità ovviamente dell'asilo dove e al gruppo dove i bambini stanno. Quindi dare le occasioni di trasgredire le regole purché questa trasgressione continua ad avere un senso. Ecco, l'arte ci insegna proprio questo, che non è una trasgressione per la trasgressione, è una trasgressione che mantiene la comunicazione, che mantiene il collegamento con gli altri.
E quindi ci permette di darci da grandi la responsabilità di capire quando è necessario stare dentro le regole e quando la rottura della regola genera benessere per tutti. Direi che mi fermo qua e lascio a voi la parola per domande, commenti. Buonasera, sono Angela Mattioli. Una domanda relativamente a quello che diceva prima dell'allenamento all'ascolto attraverso i suoni. Per allenamento intende allenare la capacità di concentrazione o proprio un allenamento sensoriale a percepire più intonazioni, più sfumature nei suoni e quindi poi nelle parole, quando insomma si svilupperà il linguaggio? Grazie. Direi entrambe le cose, sono due allenamenti molto importanti sia nel presente dei bambini molto piccoli come quelli che avete voi, sia perché pongono le basi per apprendimenti futuri senza anticiparli, senza anticipare con le caratteristiche tipiche degli apprendimenti di quando i bambini sono più grandi. Quindi grazie anche per questa specificazione perché ci aiuta ad approfondire. Vedo che c'è un nido che si chiama Piccoli Artisti. Mi piacerebbe sapere cosa fanno i piccoli artisti. Salve, sono Greta dei Piccoli Artisti. E Salve. noi facciamo molte attività legate all'arte, diciamo così, al colore, alla pittura. Ad esempio, utilizziamo molto le tempere anche come sensazione sulle mani, sulle manine. E devo dire che i bambini apprezzano molto questa cosa del colore. A volte facciamo cose più strutturate, a volte più libere, poi in base anche all'età dei bambini. E niente, così. Però, insomma, molto. Se no, facciamo attività normali. Ok, volevo farvi adesso vedo se recupero velocemente quello che ho mostrato ieri proprio per i bambini così piccoli. A volte i materiali che utilizziamo, appunto, per esempio i colori anche a dita, così sono già molto. Diciamo, richiedono già un certo tipo di abilità. E invece, se andiamo adesso, forse mi può aiutare Federica, intanto che io parlo, a cercare le immagini dell'autoritratto secondo Bruno Munari. Ieri ho mostrato, come dando a disposizione ai bambini del materiale anche, per esempio, stecchini o lì mi sembra fossero legnetti, cerini o anche come fate spesso pigne, cortecce, foglie, eccetera, si possa dare al bambino, per esempio, l'opportunità di dire, di fare il proprio autoritratto, no? Di partire quindi con un materiale che è molto semplice da utilizzare, nel senso che basta. E che tra l'altro allena l'apprensione, quindi per i bambini vostri è sempre molto importante. Allena l'apprensione, cioè prendere le cose e sistemarle secondo un'organizzazione che richiama, ad esempio, la forma del viso. E ieri avevo mostrato appunto delle composizioni fatte da bambine e bambini con questi materiali sul tema proprio dell'autoritratto. Poi, quando i bambini hanno già 2 o 3 anni, perché questo si può fare anche con i bambini molto più piccoli, a loro viene chiesto dall'educatore, dall'educatrice, come mai hai utilizzato, per esempio, quel materiale per fare la testa o la bocca, eccetera. E vengono fuori dei commenti molto belli. Ho ascoltato un'educatrice che raccontava di aver dato per esempio della carta stagnola e un bambino aveva detto che aveva utilizzato la carta stagnola per fare il suo autoritratto perché quando penso mi sento lucido.
Fantastico, no? Un bambino di 3 anni che ti fa un commento così, un piccolo, uno squarcio proprio di meraviglia. Un altro invece avevo utilizzato, per esempio, dei sassi per comporre la testa e aveva detto, quando la maestra ha chiesto come mai ho utilizzato dei sassi, che si sentiva pesante. Quindi i bambini esprimono anche molta emotività attraverso questi materiali, che sono semplici e molto espressivi. Ci sono domande o suggestioni. Il nido, l'educatore è presente, credo. So che ogni tanto qualcuno suona la chitarra. Vuoi portare la propria esperienza, magari? Sì, Da un buonasera. assegno. Sì, buonasera. All'Albero delle Coccole, da noi la chitarra è in uso da sempre. E, sì, non possiamo far altro che concordare sul fatto che la musica, in tutte le sue espressioni, non faccia altro che favorire poi lo sviluppo del linguaggio cognitivo, delle cose che la dottoressa ha detto in maniera molto precisa e puntuale. Noi abbiamo delle competenze pregresse di noi come studenti da bambine musicali e le abbiamo messe in campo nella nostra professione, tutto qui. E questa è chiaramente una competenza così, diciamo che già dà una spinta in più, perché adesso io ho parlato tra l'altro assolutamente da incompetente musicale. Quindi, però, chi sa suonare aiuta anche i bambini nell'intonazione, aiuta nel ritmo. E poi fondamentalmente la musica è emozione, quindi si può placare qualsiasi stato emotivo di disagio attraverso proprio la musica. Sì, il coinvolgimento emotivo è alla base e abbiamo notato ovviamente mettendo in atto la musica al nostro nido, per esempio, abbiamo notato che quando con semplici melodie, anche proprio basiche inventate da noi, però verbalizziamo per esempio i nomi dei bambini durante le nostre canzoncine, il coinvolgimento è massimo e crea proprio gruppo, empatia tra loro, tra noi e loro, è uno strumento formidabile. Pensate a quello che diceva prima il giro giro tondo, no? Che è un ritmo binario, giro giro tondo, pasca il mondo. Lo fai insieme, ti devi anche muovere, c'è un'organizzazione del corpo con la sensibilità al movimento dell'altro. E sembra una cosa molto banale, ma poi la collaborazione nasce da questa capacità di sentire come sta l'altro, in questo caso con il corpo, no? E successivamente con gli stati d'animo e con le tensioni che percepiamo anche a livello della comunicazione non verbale. Quindi, allora, Federica, ce lo mostri con lo schermo condiviso? Avevo chiesto di cercare questi, adesso stavo cercando ma non li trovo. Questi volti, il tema dell'autorità è molto bello, molto affascinante, perché aiuta ad esplorare l'identità, no, dei bambini, dal di dentro, da come si vedono loro, che è difficile da cogliere, e chiaramente il bambino non te lo sa dire a parole, ma con i materiali che utilizza è molto eccolo, esatto. Bello. Quello è l'autoritratto, quello sopra vedete è fatto con dei cerini, con degli stecchini. Poi ci sono quei quattro riquadri, non so se riesci a ingrandirli un po', Federica, quelli lì, ecco, vedi? Vedete?
l'autoritratto fatto con materiali e sono molto espressivi. Tra l'altro, ti dice quello che i bambini percepiscono di loro stessi, no? Qualcuno Messo ci mette i però. denti, qualcuno no, invece? Ma non pensavo fosse un commento. Queste, vabbè, queste, questo, questa pizza qui in mezzo invece è fatta con della pasta di sale, a cui, con delle, poi delle impronte. Anche questo è più semplice, tutto sommato, dell'uso del colore, anche forse del colore a dita, perché sono fondamentalmente basta saper, tra virgolette, timbrare, ma è un allenamento molto interessante perché se spingo troppo faccio un buco. Quindi aiuta l'organizzazione del movimento e della coordinazione motoria, che poi saranno alla base anche questo della lettura e della scrittura. Poi vedete, per esempio, il bambino in alto a sinistra ancora una presa palmare, e se io a quel bambino lì faccio usare, ad esempio, dei materiali più sottili, evidentemente. È un po' troppo presto, no? Quindi, invece, se gli faccio utilizzare come qui sotto questa specie di bastoncino, no? Per creare delle impronte su qualcosa di morbido, può meglio autoregolare la pressione, il tono muscolare con cui sta incidendo. C'è una mano alzata, non so se c'è qualcosa ancora. Sì, poi penso che dopo si arriva alle forme invece più classiche fatte con il disegno. Siamo già con bambini più grandi. Prego. Sì, salve. Io volevo tornare un attimo all'escursione della musica e raccontare la mia esperienza. Beh, io, oltre a fare questo lavoro, l'educatore, ho fatto anche un corso di musicoterapia, quindi ho potuto approfondire un po', diciamo, certe questioni che dopo ho riportato appunto al nido. E un'altra, diciamo, cosa bella è stata scoprire come dei bambini, magari un po' più impacciati, un po' con una personalità, ecco, un po' più, diciamo, gregaria o comunque sì, più impacciati, diciamo. Poi invece nella musica hanno trovato invece magari un modo di venire fuori, di, ecco, di apparire diversamente, quindi di trovare un altro posto nel gruppo, di essere gratificati da questa cosa, chiaramente, quindi di acquisire anche dell'autostima. E ecco, quindi chiaramente essendo un'intelligenza a sé stante, che può essere sviluppatissima anche in disabili gravi, figuriamoci, ecco, in un bambino che magari è un po' più timido di altri, semplicemente, però ecco, quanto è importante invece che magari abbia un senso del ritmo molto spiccato e quanto questo possa contribuire a farlo venire fuori anche in altri ambiti, ecco. Certo, sono linguaggi più, per un certo senso, più primitivi, no? Quindi meno astratti, perché passano poi attraverso l'organizzazione corporea e noi nasciamo dentro l'orchestra del grembo materno, quindi è fantastico questa idea. E da lì, partendo da questa cosa che è così primordiale, possiamo organizzare via via i codici più astratti. I codici che poi estratti neanche quelli sono, è proprio, diciamo, una deviazione mentale quella che ci abbiamo, perché la matematica è ovunque, cioè basta guardare un albero e vedi l'algoritmo che si ripete decine di volte alla stessa maniera, è pura matematica, solo che ce la fanno fare sempre in una maniera impossibile. La musica e la matematica sono le due facce della stessa medaglia per chi è competente in musica. E quindi però lavorare con la musica e con il suono e con l'organizzazione sonora che è veramente presente in tutti, anche nei bambini sordi profondi, quindi ci
ci dà una mano notevole. Il problema è che siamo noi un po' insonorizzati come adulti, cioè abbiamo ascoltato brutta musica, non siamo più capaci di cogliere i suoni dell'ambiente perché sono suoni sgradevoli spesso, quindi cioè, non so quanti hanno il privilegio di svegliarsi ancora con il canto del gallo, con le campane. Qualcuno fa pure le segnalazioni al comune per non sentirli, quindi siamo arrivati un pezzo avanti come adulti, di non poter gustare il suono di una campana, no? Che è meraviglioso, cioè, rimane che ti sveglia, ok? Ti svegli con una cosa stupenda, fatta di materiale stupendo. E ecco, sperando che non sia un disco che invece viene ripetuto gracchiante da qualche altra parte. Martina Caporaletti, anche grazie Sasha. C'è una mano alzata? Eccoli, ci sono. E la mia, più che una domanda, era, sì, era una domanda osservazione per quanto riguarda la sordità, ossia questo è un discorso generico, vorrei calarlo in un discorso di difficoltà. Qualche anno fa era successo che ci fosse un bimbo ipoacusico, non era sordo, non era sordo profondo, nel nido dove sto lavorando attualmente, e lui aveva l'apparecchio acustico che incominciava a metterlo in quel periodo, insomma, quindi con tutto il discorso del rifiuto quando era arrabbiato, del lanciarlo quando no, non voleva sentire nulla, eccetera. Questo discorso come può essere calato nella sordità? Cioè, ci sono i segni, ci sono i segni che danno anche il ritmo, quindi i segni possono dare anche il senso della musica, oltre al discorso della vibrazione. Però bisogna avere una formazione solo specifica, cioè devo conoscere per forza la LIS per No, vero? di no, per esempio, prima nel video della Trovesi Cremaschi vedevamo come, no, vocali e consonanti fossero giochi di imitazione delle espressioni del volto. Tra l'altro, quando piangiamo, era interessante, le cinque vocali diceva. Quando la I è un po' è un sorriso, un po' un pianto, cioè si può ridere, ma anche posso piangere, no? Quindi queste vocalizzazioni che noi possiamo fare con i bambini anche di pochi mesi, perché in fondo da quando hanno un po' di ecolalia ci possiamo giocare, e con il bambino sordo ci mettiamo bene in vista, no? Con l'organizzazione del volto, in modo che la prenda da lì, può essere un'imitazione, più che del suono, proprio della mimica facciale. E, oltretutto, prima vi dicevo, il corpo è sonoro, quindi alcune cose le possiamo far riconoscere attraverso il punto dove le sentiamo. Per esempio, se noi mettiamo una mano qui sotto, e abituiamo i bambini a sentire qui sotto, quando dicono una parola o dicono un suono o suonano con la voce qualche cosa, anche una vocale, una consonante, sentirlo qui gli dà subito il senso della retroazione. Oppure, come vi dicevo prima, con delle retroazioni visive, cioè se io dico palla e davanti ho appunto dei coriandoli, dei pezzetti di carta, delle piume, una candela accesa con la fiamma, chiaramente a distanza in modo che non si scottino, ma posso immediatamente vedere la retroazione rispetto al suono che emetto. E anche se vicino a me c'è un altro compagno, quando il compagno dice palla, la carta che è uguale a quella che ho davanti fa un certo movimento, la mia fa un altro. Posso via via organizzare il mio modo di ripetere per ottenere lo stesso risultato. Quindi in realtà uso la vista per migliorare la produzione del suono. E io credo che giocando con un pochino più
di fantasia possiamo superare veramente molte barriere, perché il problema della protesi è che è un po' come quando abbiamo i microfoni accesi, no? Qui nella chat, nelle piattaforme, cioè hai a volte un eco, a volte dei rumori che interferiscono, dei fischi, quindi insomma non è facile per un bambino piccolo. Allora si può allenare molto bene invece con questo tipo di giochi che poi coinvolgono anche gli altri bambini, quindi di fatto di per sé sono inclusivi. E poi magari abituare un po' alla volta a portare anche la protesi. Dunque, potrebbe dire qualcosa? Allora, il rischio, allora, noi utilizziamo, vediamo se cerco di fare ordine nei miei pensieri. Noi, perlomeno nei nidi comunali, diciamo, diamo molta importanza, cioè come metodo, come linea metodologica, insistiamo molto sulla libertà di scelta, sul proporre, sul fare delle proposte al bambino piuttosto che far fare delle attività. Ascolto, rispetto, osservazione, insomma, che credo che siano tutti elementi che accomunano, insomma, il personale che è qui questa sera. E a volte mi capita a volte capita, insomma, anche insomma, così senza farci caso, forse, di lasciare la radio in sottofondo, no? E quasi riempisse un vuoto. E quindi vorrei che potesse dire qualcosa rispetto a questo, collegato poi con il discorso degli ambienti confusivi e il senso estetico del bambino. L'altra cosa è appunto come possiamo riuscire a trovare un equilibrio tra fare proposte e quindi allenare e quindi sensibilizzare tutte queste aree, no, dell'intelligenza del bambino e invece il proporre attività, cioè ti faccio fare, no? Qual è l'equilibrio? Qual è la postura nostra come adulti? L'ascolto del bambino, però con questo sguardo, no? Cioè tenendo presente questi tre diversi linguaggi che sono correlati tra di loro e che poi, se opportunamente così messi in risalto, facilitano il bambino negli apprendimenti successivi, no? Si diceva anche ieri. Allora, la prima domanda, so, do una risposta un po' secca, direi, nel senso che se c'è la musica può essere accompagnata solo dal silenzio, come quando andiamo a un concerto, cioè vai a un concerto, non ti metti a parlare, anzi è considerato veramente una cosa assolutamente indecorosa. Quindi la musica può accompagnare un'attività che possa essere svolta in silenzio. Per esempio, se facciamo l'autoritratto, la musica può servire a concentrarsi sull'attività che sto facendo, dare un ritmo all'attività che sto facendo. Può accompagnare i bambini nel sonno, se è una musica che calma, che culla, no? Può accompagnare, per esempio, il pranzo degustato silenziosamente, perché in quel momento sto facendo un'esperienza estetica e la musica mi aiuta a fare silenzio. Ma se ho un'attività che di per sé è rumorosa o richiede l'uso della parola, si sovrappongono dei codici che non fanno gustare né l'uno né l'altro. Soprattutto se vogliamo abituare all'ascolto, cioè ascolta la musica mentre fai l'autoritratto, quindi tieni conto del ritmo che
che ti aiuta, insomma, a dare un ritmo anche alla tua azione, per esempio. Quindi, un po' come un musicista professionista, direi che se c'è musica dall'altra parte ci dovrebbe essere silenzio. La musica non può essere un sottofondo, cioè veramente sprecare l'occasione musicale. È un sottofondo a qualcosa che vogliamo che i bambini gustino stando in silenzio, quindi con poche parole e poco rumore rispetto all'attività che stanno facendo. Anzi, la musica può veramente creare questa forma di concentrazione, quindi eliminare alcuni rumori di fondo che ci sarebbero invece. E invece, per l'altra cosa, io credo che gli spunti che ho dato, anche nelle altre volte, non solo stasera, devono essere occasioni per affiancarsi a quello che proviene dai bambini. Cioè, in fondo, i bambini che fanno e sperimentano anche da piccoli questo suono, no? Allora io lì posso affiancarmi al bambino che già sta facendo quel suono lì, organizzando l'esplorazione dei suoni vocalici, nel senso che però parto comunque da qualcosa che il bambino sta facendo. Il bambino va a spasso nel giardino raccogliendo delle cose e io lì posso dare l'input di fare la passeggiata gialla, la passeggiata verde, la passeggiata blu o marrone, cioè sono già impegnati in qualche cosa. Io strutturo, organizzo come educatrice, come educatore, do un piccolo input che approfondisce il senso di quello che i bambini già stanno facendo da soli. Poi in alcune occasioni, altre volte lascerò che i bambini facciano. Però ecco, la cosa che importante è che questo fare dei bambini non sia un fare confuso, diciamo che non va da nessuna parte. In quel caso, perché i bambini, a volte noi scambiamo la creatività per confusione. Ieri una vostra collega diceva, ma quando noi diamo il materiale ai bambini, no? Pensiamo che ci facciano l'autoritratto, poi qualcuno ci fa un'altra cosa. Io ho detto, magari ci fa il minestrone. Cioè butta insieme tutto dentro un contenitore e ci gioca a fare il minestrone. Allora, può darsi che questo fare il minestrone abbia un senso, può darsi invece che sia così semplicemente fare confusione tra troppi materiali che sono stati messi a disposizione, molto disparati, che il bambino si perde. Forse ve l'avevo detto anche un'altra volta, ho sentito questa cosa che secondo me è molto interessante, di una persona che si occupa di educazione motoria, che aveva fatto questo piccola prova a mettere i bambini in una palestra con dei cerchi che erano ammonticchiati in mezzo a questo spazio, no? Uno spazio senza particolari indicazioni per quanto riguarda il movimento, ma che invitava a usare i cerchi. I bambini non hanno usato né i cerchi, hanno cominciato a correre un po' con traiettorie disorganizzate, che poi hanno fatto sì che i bambini si scontrassero anche tra di loro e quindi poi è nata una lite. Gli stessi cerchi, in un'altra occasione, erano stati messi invece per terra, sparsi un po' senza un preciso ordine. Questa semplice input ha fatto sì che i bambini con questa organizzazione, per esempio, cominciassero dei giochi che prevedevano il salto dentro al cerchio. E quindi, come dire, la struttura offerta dall'educatore, che non è invasiva, non è una regola stringente che se poi non lo usi bene
vuol dire che non capisci, ma è un piccolo contenimento, no, dell'energia, una piccola struttura che poi tu puoi utilizzare come preferisci, che però aiuta i bambini nell'organizzazione energetica e nel movimento. Quindi si tratta, come dire, un po' come quando i bambini apprendono a camminare, gli offro un no, giusto perché si tengano in equilibrio, cioè un'operazione, tra virgolette, di scaffolding, per utilizzare i termini di Bruner. Quindi, partendo dagli input che ci avvenivano dai bambini, noi possiamo amplificare delle loro proposte, soprattutto di quelli che rimangono più esclusi, proprio per dare più voce, più visibilità, più centralità a quello che parte, che può essere una semplice vocalizzazione, una banale vocalizzazione, ma che l'educatrice prende, è un educatore, prende al volo, no? Per dare un piccolo sostegno, uno scaffolding e anche un empowerment, diremmo in altri termini, proprio a quell'energia che timidamente viene fuori all'interno del gruppo. Va bene, grazie. Allora, se non ci sono altri interventi, ci possiamo salutare, direi. Chiudere è sempre molto più difficile che aprire. Sì. Ma comunque ci rivediamo, non vi preoccupate, non si Sì, avremmo... Pensando a una parte conclusiva del concorso, del corso, ci eravamo immaginati diciamo uno o due incontri, quello che riusciremo a fare in autunno, quindi orientativamente nel mese di ottobre, anche diciamo in comune con il personale dei servizi 3-6, per ragionare un po' di più sugli aspetti pratici e quindi fare una sorta di supervisione o progettazione, no? Insieme alla luce di queste basi che sono state, di questi semini che sono stati posti in questi mesi. Ecco. Le registrazioni credo che possano aiutare a far memoria quando sarà il momento. Certo. Rispetto al come, vedremo come va. Vedremo come va e io comunque lascio la disponibilità fin d'ora e quando sarà il momento che voi progetterete le cose, magari quello lo fate già a settembre, se serve a darvi una mano, insomma, per inserire gli elementi di cui abbiamo discusso. Sì. Noi di solito utilizziamo la prima settimana di settembre per diciamo, lavorare un po' su questi aspetti, ma non solo, per cui dobbiamo cercare di capire come orientarci. Ecco. Sicuramente penso che possa essere un lavoro più diciamo, proficuo nel momento in cui le educatrici conoscono i bambini che devono accompagnare per tutto l'anno. Per cui forse più dopo il periodo degli ambientamenti, ottobre. Però ecco, se vediamo, insomma, nelle settimane successive magari possono emergere delle idee e la contattiamo. A disposizione.